Per noi comporta, se non la morte, arrivare parecchio vicini. Già soffriamo una situazione che si sta aggravando sempre di più con un terrorismo mediatico eccessivo. E poi purtroppo, sempre stando alle regole, perché è quello che facciamo sempre, ci ritroviamo con da un terzo dei tavolini a ancora meno, perché adesso che la brutta stagione non si possono mettere più tavolini fuori, quindi meno persone, meno tavolini, di conseguenza meno incassi, meno guadagni. Stretta sulla movida, che adesso diventa ad orari ridotti, e si alza così il grido d'allarme delle attività. Significa molto per alcuni locali più che per altri, per nello specifico vuol dire, perché comunque è un locale molto serale questo, però nulla, ritorno lì, comunque se ne prende atto, c'è poco da fare, insomma. Con il nuovo decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che contiene le misure di contenimento della pandemia da Covid-19, alle 21 scatterà infatti quello che potremmo definire divieto di sosta davanti ai locali per evitare assembramenti pericolosi. Le 21 è l'inizio del lavoro per noi, le 21 è l'inizio di quando si iniziano a fare i cocktail, quando iniziano ad arrivare i clienti. Abbiamo avuto un'estate in cui non abbiamo potuto mettere i DJ, cose che facevamo praticamente sempre, tutti gli anni. Abbiamo le 21, praticamente tu condanni tutti i locali a morire, perché volente o nolente, nelle giornate così, l'80% dell'incasso viene fatto dopo le 21. Le consumazioni all'esterno di bar e locali potranno proseguire solamente con il servizio al tavolo, ma comunque chiusura a mezzanotte. In bar locali come me, che hanno 4 tavolini fuori, a noi ci vuol dire tanto, perché comunque se adesso si va verso l'inverno, quindi nemmeno a dire che si può mettere altri tavolini senza coperture, quello normalmente, però metti che piove, cose così, ovviamente noi non si può mettere altri tavolini, quindi io oltre 12 persone a sedere non posso mettere, e a noi ci vuol dire tanto. L'incasso sarà, non dico dimezzato, ma quasi, spero di no, ma sarà inevitabile, perché ovviamente si cercherà di mantenere tutte le distanze e garantire queste regole. Anche se non so se i clienti siano molto disposti a questo, perché non tutti capiscono le conseguenze che potremmo riscontrare al momento in cui non si rispetterà tutte queste cose, passano i controlli e ovviamente siamo noi ad avere conseguenze, non tutti lo capiscono questo.